Quando parliamo di protesi, il primo pensiero è che ci siano qualche cosa di voluminoso e di fastidioso. Oggi ormai hanno raggiunto delle dimensioni minime e anche credo che il disagio sia... Ma le dimensioni molto... sono quelle di un, la punta del mio mignolo, ecco, poco più. Quindi sono estremamente integrate. Come dicevo appunto, ci sono anche protesi mirate proprio per il problema dell'acufene, ecco, che contengono generatori di rumore che vanno a incrementare l'effetto di mascheramento dato dall'apparecchio stesso. Possono essere calibrati proprio su un rumore analogo, simile a quello dell'acufene, un po' diverso, in modo da ingannare il cervello, certo, creare una specie di illusione acustica, sì, in certo caso, e riuscire ad abbassare in maniera significativa l'acufene. Devo dire che non sempre questo è fattibile, lo dico per obiettività. Ma difatti il professor Palestrini parlava anche di un intervento. Di solito è la soluzione migliore l'intervento multidisciplinare. Alcuni acufeni comunque non hanno benefici dall'apparecchio.